Buonasera cari telespettatori, questa sera siamo in compagnia del generale di brigata Massimiliano IV, comandante della brigata bersaglieri Garibaldi di Caserta. Buonasera signor generale, come buonasera, sta? Buonasera, bene, grazie, buon anno a lei e buon anno a tutti i telespettatori. Grazie, anche a lei e alla brigata bersaglieri Garibaldi. È un piacere per me e un onore riceverla. Io ho una predilezione particolare, lei lo sa, per i generali, nel senso che li ho avuti in famiglia e quindi so quanto sacrificio ci vuole ogni passo, perché la carriera militare non va per saltum ma per gradum, e quindi quel gradum è sempre molto diciamo lavorato. Dunque, lei ha raccolto il testimone dal generale di brigata Domenico Ciotti. Sì. È il 9 ottobre del 2020. Ecco, il generale Ciotti ha portato la brigata Garibaldi in alcune operazioni sia in campo nazionale che in campo internazionale. La brigata Garibaldi è stata operativa all'estero nell'ambito dell'esercitazione bilaterale 2019 in Qatar e poi anche nell'operazione Strade Sicure. Certo. Oggi tocca a lei, e casertano docco, un casertano particolare però, perché casertano docco ma nato... Sono nato a Pordenone, dove ho passato soltanto i primi 3 anni della mia infanzia, però poi successivamente mi sono trasferito a Caserta, ma mi ritengo casertano doc perché vengo da una famiglia, i miei militari. Genitori di militari, mio padre è militare, ma mio padre è di Caserta, particolarmente di Centurano, Parco Cerasole, mia mamma invece di Caserta Centro, via San Giovanni. Quindi di fatto tutte le mie radici sono casertane, sono tutte qui nella città di Caserta. E quindi è felicissimo di essere qua, lei l'ha detto sono nel suo felice discorso. Di essere qui al comando della Brigata Garibaldi, perché è un'unità storica di assoluto prestigio dell'esercito italiano, certo. Un'unità molto importante della nostra forza armata, ma è chiaro che poi non posso che essere contento anche di tornare dopo tanti anni a Caserta. Questo fatto di essere casertano ed essere tornato in patria, diciamo, nel suo luogo d'origine, di infanzia, perché a 4 anni, ancora piccolino, ecco, le dà più tranquillità, distensione o più apprensione, pensando che è sotto l'occhio proprio dei suoi concittadini? No, devo dirle la verità, apprensione no, però certamente c'è una forte responsabilità, in quanto nemo profeta in patria, qualcuno dice, no? E dico che sinceramente desidero fare bene sia per la Forza Armata, sia per la mia unità, perché la Garibaldi è un'unità importante, come ho detto, della Forza Armata, ma anche per il contributo che posso dare direttamente o indirettamente anche alla città di Caserta. Quindi non c'è apprensione, c'è forte senso di responsabilità, ecco, che lo sento ancora più responsabilizzato di quanto potevo esserlo eventualmente prestando servizi in altre città. Certo, ma poi dovete sapere, cari telespettatori, che il signor generale è giovanissimo, ha 49 anni ed è già generale di brigata, quindi una bellissima carriera. Grazie, insomma, sì. Un bellissimo curriculum di cui parleremo un attimino, perché è bello corposo e quindi no, avremo impiegato tutti i 30 minuti. Insomma, ora diciamo riassunto così. Allora, Massimiliano IV, nato, lo possiamo dire, 4 dicembre 1971, è giovanissimo, laureato in scienze internazionali e diplomatiche, laureato in scienze politiche, master di secondo livello in scienze strategiche, master in scienze strategiche, incarichi ricoperti in ambito nazionale. Qua ce n'erano tantissimi, una marea. Sì, probabilmente troppi, non vorremmo deviare tutti i telespettatori. Non l'ho potuto, l'ho limitato, mi sono dedicata più alle benemerenze, insomma, i riconoscimenti, alle onorificenze che lei ha avuto. Allora, incarichi ricoperti in ambito nazionale, tantissimi, gli ultimi due penso: capo divisione presso il comando operativo Interforze e capo ufficio generale presso l'ufficio generale del capo di Stato Maggiore. Sì. Deve essere l'ultimo incarico. L'ultimo incarico, ero diciamo il principale assistente del capo Certamente. Di Stato Maggiore. In ambito internazionale anche è stato presente comandante di squadroni in operazioni quali Constant Guard, Joint Guardian, il Leonte, quello Leonte... La Leonte è l'operazione in Libano. In Libano nel 2008. Sì. Nel 2010. Ah, 2010. Sono stato in Libano sia da comandante di gruppo, di battaglione, e nel 2010, sia da comandante di reggimento nel 2015. Quindi operazioni all'estero ne ha fatte, diciamo, prevalentemente sempre da comandante in Bosnia, Kosovo,
la FIROM, l'attuale Macedonia del Nord, e poi qualche attività in Afghanistan, ma poi attività di comando in Libano due volte, sì. Bravissimo, impegnato. Lei, la famiglia proprio sarebbe da decorare. Più moglie da decorare, da sì, moglie sicuramente. Da decorare. Io penso sempre alle donne dei militari, delle cose. Ecco, questo me lo faccia dire, è una cosa importante, perché lo ripeto anche spesso quando parlo con i miei uomini, il supporto delle famiglie è essenziale per noi, perché ci danno la giusta tranquillità, ci danno il giusto supporto per poter operare con grande tranquillità anche al di fuori o lontano dal territorio nazionale. E devo dire la verità, sono fortunato perché mia moglie collabora con me, fa tanti sacrifici, insieme facciamo tanti sacrifici. Ma mi ha sempre, in questi quasi 25 anni di matrimonio, mi ha sempre dato un grande supporto. Ecco, tutte quelle onorifiche. E questo è una cosa che appartiene poi a tutte le famiglie dei militari, degli uomini e delle donne anche della Garibaldi, ma anche dell'esercito italiano, che condividono con noi il sacrificio per essere comunque una risorsa importante, spendibile e pronta per il nostro paese. Io quando sento che andate in operazioni fuori, penso a voi, ma penso tanto alle famiglie e alle mogli, tantissimo, ai figli, perché è difficile per una famiglia avere un padre, un fratello, un figlio che va all'estero, e veramente sarebbero da dare onorificenze anche a loro. Devo dire, oltretutto comando una brigata dove io sono stato una decina di volte in operazioni, ma ho uomini e donne alle mie dipendenze che sono stati anche più di 20 volte all'estero, quindi una brigata di grande esperienza, ma che ha fatto negli ultimi 20 anni tantissimi sacrifici. Certo. E una brigata che ha fatto sacrifici con gli uomini e le donne in servizio, ma anche con le famiglie che sono rimaste a casa a supportare e come posso dire, dare la giusta tranquillità. Adesso da poco è passato Natale, io quando vedo Natale e siete intervistati anche, le mie lacrime sono automatiche, e quindi capisco questo fatto. Dunque, onorificenze che lei ha ricevuto, è paracadutista, si vede dalla divisa, medaglia commemorativa NATO operazione ex Jugoslavia, croce commemorativa per attività di soccorso internazionale in Macedonia, ma ce ne sono tante: sovrano militare dell'ordine ospedaliero San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e Malta, croce con spada, medaglia d'argento per lungo comando, perché c'è il lungo comando, è così giovane, 15 anni già di carriera. Di comando sì, assolutamente sì. Beh, devo dire che ho avuto la fortuna di poter comandare tanto, dal comandante di plotone e squadrone che ho fatto. Vuol dire che sa comandare. Sì. Ecco, croce commemorativa italiana per operazioni in Kosovo, croce d'oro per anzianità di servizio, va bene. C'è ancora tanto di più, però mi sono dovuta fermare perché altrimenti sì, anche avremmo. Perché potete... Però se qualcuno avesse dubbi, c'è lì la divisa, che è una divisa che parla con tutte quelle operazioni. Dunque, parliamo della brigata Bersaglieri. Parliamo della brigata. Quanti unità sono? Quanti Siamo uomini? Siamo poco più di 5.000, è una delle brigate, se non la brigata più grande dell'esercito italiano. E anche sì, perciò la si brigata, dice grande unità dell'esercito italiano. Sì, la brigata è una grande unità elementare dell'esercito italiano, è una unità che è in grado di assolvere una pluralità di missioni, sì, perché ha al suo interno tutta una serie di unità, reggimenti che hanno tutta una serie di specializzazioni, ed è fra le brigate dell'esercito italiano la più grande dal punto di vista numerico, e anche, devo dirlo con un po' di orgoglio, sicuramente fra le più importanti. Viene definita così. Ecco, questo lo devo dire, mi consenta dottoressa, che lo devo dire, la città di Caserta deve essere orgogliosa di avere la brigata Garibaldi, perché è un'unità di grande esperienza che ha fatto tantissimo negli ultimi 20 anni, diciamo, oramai sono più di 25 anni che è stata impegnata costantemente in tutte le missioni alle quali ha partecipato il nostro paese e l'esercito italiano, e continua quotidianamente a fornire il suo supporto alla nazione, sia sul territorio nazionale sia all'estero, in concorso
ad altri paesi. Sempre per la sotto l'egida della NATO, sotto l'egida dell'ONU, sì, per la pace. Abbiamo sempre partecipato essenzialmente a missioni sotto l'egida delle Nazioni Unite o della NATO, in alcuni casi anche come nell'ambito di coalizioni di volontari, come posso dire, di paesi volontari, come ad esempio è successo in Iraq. Però comunque sempre nell'ambito dell'egida di decisioni prese dalle Nazioni Unite. È uno sforzo, devo dirlo, la brigata notevole. È sempre stata in prima linea, anzi le devo dire che in più di un'occasione è stata sempre la prima unità ad entrare. Sì, sì, mi ricordo, io ho fatto l'entrata in Kosovo con la brigata nel 1999, ma la brigata è entrata anche per prima in Bosnia. Sì, il primo contingente, la Brigata Garibaldi, è stato il primo contingente impiegato in sud dell'Iraq nell'ambito dell'operazione, quella la ricordo, Antica Babilonia, esatto, del 2003. 2003. Poi abbiamo nel 2008 operato nel Libano meridionale, Operazione Leonte, questo è sì. Andato anche, ha partecipato anche lei. Io ho partecipato a delle successive operazioni non con la Brigata Garibaldi, perché poi ho avuto nelle mie esperienze militare ho servito in altre brigate. E infatti sì. Poi lo spiegheremo dopo, il calendario che è bellissimo, è fatto di tante brigate, insomma per ogni mese c'è una brigata. È stata impegnata negli ultimi anni anche in operazioni sempre multinazionali a supporto della pace e della sicurezza. Sì, sì, siamo tornati nel 2018, siamo tornati dal Libano, la Brigata Garibaldi è stata impiegata in Libano da come ultima missione all'esterno, mentre con il generale Ciotti, come diceva lei all'inizio dell'intervista, è stato impiegato all'inizio di quest'anno nell'operazione Strade Sicure nell'area di Roma, un'area molto particolare, sensibile, molto particolare, certo. Generale, in ambito nazionale anche è stata molto occupata la Brigata Garibaldi dal terremoto del Friuli del 1976, quando era allora in quel di Pordenone, sì, esatto, poi in Campania nel 1980, dal 1980 ha operato più volte in Sicilia per l'operazione Vespi Siciliani, giusto così? Assolutamente. In operazioni di supporto alle forze di sicurezza per il controllo del territorio e al contrasto anche alla criminalità. Certo, abbiamo partecipato all'operazione Partenope, stiamo parlando degli anni 90, Napoli. E poi a Napoli e poi successivamente all'operazione Strade Sicure. Certo, poi c'è Costanza. La Domino in Campania, la Partenope, Campania. Strade pulite e strade sicure. Insomma, sì. La brigata bersagliera Garibaldi, insomma, è una grande impegno unità. A 360 gradi, mi consente di dirlo, sì. Dottoressa? Generale, sempre in prima linea. Io sono figlia di militari e anticamente, non so adesso, ma la famiglia dei militari era ospitata in alloggi di servizio, quindi io ho vissuto le caserme piccolina, stavo nelle varie caserme e così. E una cerimonia che mi colpiva moltissimo era l'alzabandiera, con il trombettiere, insomma, quel rispetto che si ha alla bandiera. Oggi, come vive il soldato questa riunione sotto il segno della bandiera? Allora, guardi, è un momento per me importantissimo e lo è per tutti i militari, perché è il momento dove innanzitutto si rendono gli onori alla Forza Armata, alla bandiera e si ricorda ogni giorno che si serve la bandiera, quindi si serve la patria, si serve la nostra Repubblica. È un momento fondamentale di aggregazione, perché ci vediamo tutti insieme, ed è anche un momento importante per poter poi condividere con il comandante lo utilizza soprattutto per condividere delle cose, effettuare delle comunicazioni importanti, quindi per elogiare o eventualmente procedere alla promozione formale di determinate persone. Sono dei momenti, è il momento collettivo di ogni unità, di ogni caserma più importante. Devo dirle la verità, è un momento molto importante e ne sentiamo un po' la mancanza, perché in periodo di Covid, non potendo non potendo aggregare il personale per il giusto distanziamento che dobbiamo mantenere anche noi,
Questa cerimonia la facciamo ma soltanto con pochissime persone, stiamo parlando di una decina di persone. Però il simbolo rimane. Ma ogni giorno viene alle 8. Alle 8, sì. In alle 8. Tutte le caserme d'Italia. In tutte le caserme d'Italia, assolutamente. È bellissimo. E poi all'imbrunire, però qua ci sarà, c'è sempre l'alzabandiera. La maina bandiera, chiedo scusa. Certamente. Generale, che valore ha per lei la divisa? È importantissima la divisa. Ma il valore della divisa, a parte il valore estetico, è quello che c'è sotto la divisa, quindi un patrimonio di valori etici, morali che ispirano la quotidianità della mia vita e danno senso alla vita. Quindi alla non mia... è solo uno status differenziale, ma è soprattutto una, diciamo, una... Diciamo che più che all'esterno è una divisa cucita sulla all'interno. Pelle, all'interno, ecco, se mi è permesso, all'inizio può sembrare un veicolo di esteriorità, però la divisa è molto più di quello che rappresenta l'esterno. Il fascino l'esterno. Della divisa. Ecco, sì, per chi non è addentro c'è il fascino della divisa, che ha sicuramente un suo appeal, non lo posso negare. Ma per chi ha servito come me, come tanti miei uomini e donne che ci sono per tanti anni nella Forza Armata, con tanti sacrifici, e la divisa, fascino della divisa diventa un qualcosa di intimo. Intimo, ecco, è cucito addosso. Infatti difficilmente il militare, quando diciamo, va in pensione e quindi si spoglia della divisa, e trova un certo disagio a vestire, diciamo, con gli abiti civili. Sì, sì, trovo un certo disagio, perché poi chiaramente divisa significa anche avere, rispettare la divisa, ma rispettare anche determinate regole nel poterla vestire. E quindi poi gli abiti civili, anche lì, anche se poi non lo si porta, certo, tendenzialmente si cerca di comunque di rispettare delle regole di buon comportamento nel potersi vestire, certo, in maniera adeguata a seconda degli eventi. Quindi le devo dire, il distacco della divisa è soltanto è formale, ma è, di fatto poi sotto sotto lei riesce anche facilmente a riconoscere un militare in borghese, sì, 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 o sì, un militare che ha lasciato il servizio attivo e vesti i vestiti. Io che sono una diversamente giovane, quando ero ragazza andavamo pazzi per i soldati, gli allievi della Nunziatella. Sì. E quindi lei ha frequentato pure lei. Io ho frequentato la Nunziatella. E quindi sì, sì. E qua ce ne sono molti, c'è anche il procuratore, oggi consigliere del CSM, Antonio D'Amato, che sì, il cuore mio è proprio è fantastico. Lui ha il culto della Nunziatella. È una grande scuola, è una scuola che mi ha insegnato tanto, devo dire la verità. Importantissima. Più che, glielo devo dire, più che poi gli studi che ho fatto, perché di fatto ho frequentato gli ultimi 3 anni del liceo scientifico, ma è stato quel patrimonio valoriale che mi ha arricchito, mi ha formato molto, molto. E devo dire, la Nunziatella per me ha rappresentato, è stata la prima esperienza militare, ma la base, quello che le sono, fondamenta, lo devo, le fondamenta, ecco, solide fondamenta della mia vita militare. È grandioso. E noi ragazzini invece non pensavamo a queste solide fondamenta, ma pensavamo, quando arrivavano questi, io abitavo al Vomero e c'è la funicolare centrale, non so se lei è pratico, sì, del sì, Vomero, la funicolare centrale, e questi uscivano, salivano da su, da giù, e arrivavano con questa mantella, con questo spadino, e noi rimanevamo proprio affascinati da questa divisa. Quindi la divisa ha il suo perché. No, non lo posso negare, non gliel'ho detto, ha il suo fascino, soprattutto poi quello dell'Annunziatello, dell'Accademia, sono divise storiche, hanno un fascino ancora maggiore. Certo. E poi dopo ha fatto Modena lei? Sì, dopo l'Annunziatella, che dove ho fatto fondamentalmente gli ultimi 3 anni di liceo scientifico, sono stato a Modena per i corsi regolari per normali, diventare ufficiale. Sì, sì. Allora, anticamente si diceva nelle favole, c'era una volta, e così dico io adesso, c'era una volta il soldato che andava fuori, andava a difendere la propria patria, andava in guerra. Oggi il soldato fa tutto, e soprattutto vicino ai cittadini, come siete stati voi, siete stati encomiabili per la pandemia. Avete contenuto, avete collaborato a contenere questa pandemia. Ecco, io ho intervistato il direttore dell'ASL, quel russo, e voi avete collaborato russo, sì, anche con... Continuiamo a collaborare con l'ASL di Caserta. Devo dire, l'apporto della Forza Armata, dell'esercito italiano,
a fianco alle istituzioni, alla protezione civile, chiaramente alle altre organizzazioni nazionali, è stato un apporto importantissimo. E nel particolare a Caserta la Brigata Garibaldi si è distinta. Avete dato tantissimo aiuto, siete stati proprio encomiabili. Sì, sì. Guardi, le dico che dal punto di vista generale il nostro supporto è stato a 360 gradi per la pandemia, sia per supportare chiaramente la campagna di tamponi, e le dico proprio ieri, grazie al contributo, solo la difesa ha superato il numero di 1 milione di tamponi effettuati, sì, nei nostri punti, diciamo, di tamponamento. Ma bisogna parlare anche degli ospedali da campo montati nella prima fase. Le tensostrutture che abbiamo messo in campo. Parliamo anche di posti letto, di terapie intensive presso l'ospedale del Celio, il centro ospedaliero di Milano. Attualmente abbiamo un ospedale da campo schierato a Cosenza e un altro ospedale da campo a Perugia. Questo sto parlando dello sforzo della Forza Armata. Al Celio è stato trasformato in ospedale Covid, ci sono più di 100 posti letto e 52 terapie intensive a servizio proprio della cittadinanza. Questo per dirle, poi non le dico, lei lo sa bene, per i trasporti siamo stati in grado di costruire una rete intermodale di trasporti fatti da mezzi terrestri, elicotteri, sì, e aerei, per poter trasportare tantissime tonnellate di beni e mascherine, distribuzione di mascherine. Quindi, mezzi terrestri per il trasporto di materiale sanitario e dispositivi per la protezione individuale. Quelli DPI, quei velivoli per il trasporto di biocontenimento con specifiche barelle, alcune, sì, anche dotate di ventilazione assistita. Poi tantissimi uomini e donne, anche camicie e stellette, hanno attivato i posti letto. Guardi, le dico che per la Forza Armata ha messo in campo più di 230 medici, soltanto medici, sì, poi sì, ci sono tantissimi altri infermieri e continuiamo a farlo. In questo, sì, momento, per la pandemia, le dico i numeri precisi proprio della Brigata Garibaldi. In questo momento sono attivati 15 punti di distribuzione in tutta la Campania, attivati proprio dalla Brigata Garibaldi, e con chiaramente per ciascuno di questi punti un medico e due infermieri. E proprio a Caserta, qui presso la caserma Ferrari Orsi, nel campo, sì, della Main, via Laviano, è stato uno dei primissimi punti di tamponamento, oltretutto caratterizzato, me lo faccio dire con orgoglio, anche da una capacità aggiuntiva che non è presente negli altri centri di tamponamento, e qui è presente un laboratorio biomolecolare del 7° Reggimento NBC che ci è stato dato proprio solo per la città di Caserta, certo, dove non solo facciamo il tamponamento ma riusciamo anche a analizzare i tamponi. Quindi è un grande aiuto per gli ospedali, sì, che sono pieni di lavoro, soprattutto per la città di Caserta, ed è una collaborazione che continua. Ancora, va bene, sì, da ottobre, perché abbiamo attivato questa cosa dei tamponi da ottobre, e potrebbe speriamo prossimamente di no, anche evolvere in un supporto anche alla campagna vaccinale. Ecco, certo, stiamo lavorando in tal senso, stiamo probabilmente con i vari vaccini, perché esatto, ce n'è per bisogno. La distribuzione, e quindi supportare anche la campagna vaccinale. Stiamo lavorando, vedremo poi come si evolverà. Ma la siete bravi, sicuramente vi verrà affidato. La Bersaglieri Garibaldi è stata encomiabile anche per la solidarietà. Ecco, avete donato ben 3 tonnellate di generi alimentari. Avete consegnato tutto alla Caritas, nelle mani di Don Antonello, che noi conosciamo, ho intervistato a fine d'anno, ci ha dato una bella benedizione che ci voleva proprio con questo anno che finalmente è andato via. Ecco, poi dice che uno è scaramantico, anno bisesto, anno funesto, e io sono scaramantica, io lo dico chiaramente, perché è un po' nel nostro DNA essere scaramanti, è un po' nel nostro DNA, è proprio veritiera la cosa, perché uno non ci vuol credere, non esserne schiavi, però insomma, no, come si dice, non è vero, ma ci credo. Dunque, parliamo. Sì, è stata una cosa, diciamo, più che altro volontariamente ci siamo attivati, perché 3 tonnellate. La crisi colpisce chiaramente la salute dei cittadini, ma colpisce anche l'economia, e anche quindi il reddito dei nostri cittadini. Ci sono pochi soldi, diciamo la verità. Ci sono in delle giro. Famiglie in grossa difficoltà. In grosse difficoltà. E allora
La brigata si è mossa in maniera volontaria per poter fornire un contributo fattivo e la cosa che ci sembrava la migliore cosa doverosa da fare, ma spontanea ma doverosa, era quella di supportare anche qualche famiglia o qualche persona in difficoltà. E Padre Antonello con la Caritas sicuramente sono un veicolo importante di riferimento della nostra collettività. Di riferimento per tutte le necessità, per le famiglie, per le cose, è molto... Antonello è un gran punto di riferimento per la nostra collettività. Dico da casertano che per tanti anni è vissuto all'esterno della città di Caserta ed è rientrato, ma ogni volta quando rientravo mi faceva sempre piacere andare a sentire, andare a trovare, devo dire, poi... ripeto, è un trascinatore. Ecco. Sì, è un trascinatore, è un leader. È un leader. I suoi fedeli sono così, affollano la chiesa, è una cosa incredibile. Ha, come dire, non dico fascino, ma insomma, perché il sacerdote, non so il vocabolo se sia adatto, però ha sicuramente carisma. È un carisma, però è un sacerdote militante, è uno sacerdote che fa. Che si dà da fare e che entra nella cura spirituale del corpo anche delle persone, perché i dolori sono tanti, sono del corpo, sono anche della mente, del cuore. Dunque, a proposito di darsi agli altri, come dice Papa Francesco, la fraternità, e voi l'avete dimostrata, la fraternità, cioè mostrarsi vicini a quelli che ne hanno bisogno. Ecco, spesso si sente dire che i militari affrontano la vita in un altro modo da quelli civili, certamente l'affrontano in modo diverso, l'affrontano con il rispetto, perché hanno il rispetto dell'essere umano, giusto così? Ed è importantissimo, oggi il rispetto si è perduto un po', è diventato un po', diciamo, una cosa desueta. La famiglia un po' è in qualche modo in difficoltà e tante volte si è tanto impegnati che non si riesce ad insegnare ai propri figli il rispetto, quindi il rispetto in giro proprio ce n'è poco. Lei che rappresenta un po' il pater familias per questi ragazzi, pure ai tempi di Cicerone già l'abbiamo studiato, come diceva, l'humanitas è importantissima, l'humanitas, il rispetto. Come insegna ai suoi soldati, diciamo, il rispetto? Ma guardi, più che l'insegnamento del rispetto avviene nella nostra organizzazione in varie maniere. Innanzitutto c'è un'organizzazione che è intrisa di valori e quindi già nella quotidianità e di come siamo organizzati, nelle relazioni, che siamo in una struttura comunque gerarchica, naturalmente si... all'inizio può essere anche un po' forzata, c'è però questa attenzione al rispetto di chi è più anziano o di chi ha un grado più elevato. Però lei mi diceva come si insegna. Io credo che il rispetto verso un'altra persona deve essere insegnato innanzitutto con l'esempio dell'azione di comando, per quanto mi riguarda come un comandante, capendo innanzitutto che a prescindere dai ruoli e dagli incarichi che ognuno ricopre, alla base di ciascuno di noi c'è una persona, c'è un uomo, una donna che ha la necessità di chiaramente che ha la necessità di sviluppare una sua azione lavorativa, ma che ha anche una sua famiglia, degli suoi interessi, eccetera, eccetera. Ecco, avere rispetto del prossimo è alla base poi di tutto quello che deve essere costruito nella nostra organizzazione, che è un'organizzazione abbastanza gerarchica, ma che è un'organizzazione che ha dei fondamenti importanti e valoriali. Non esiste una scuola, ecco, se mi posso permettere, esistono le nostre scuole, le nostre accademie, però se è nella relazione che si viene a instaurare nella nostra organizzazione, che emerge come rispettare il dialogo, il dialogo, il comportamento, l'esempio, sono veicolo. E affrontiamo però sicuramente in questo momento, lo devo dire, come da diversamente giovane, come dice lei. Lei è giovane, io sono diversamente però giovane. Devo dirle che in questo momento
c'è una perdita di valori, soprattutto nei giovani che arrivano nella nostra organizzazione, che arrivano dalla società, e noi però devo dire facciamo un ottimo lavoro, e devo dire che siamo ancora, riusciamo a polarizzare, però ecco, questo grazie ai nostri valori, a quello che rappresentiamo, a quello che facciamo, a come impostiamo il nostro mestiere, siamo però anche, riusciamo a polarizzare anche quei ragazzi che desiderano invece apprendere o hanno al loro interno determinati valori e che non sempre trovano nella società quotidiana e che quindi invece riescono a ritrovare all'interno della nostra organizzazione. È un argomento molto, molto complicato, complesso, le dico che però la Forza Armata da questo punto di vista è molto solida. Riteniamo che proprio perché le persone sono alla base della nostra organizzazione. Però si è modernizzata perché dialoga di più rispetto a, diciamo, al passato, ecco. Abbiamo fatto grandi passi avanti. Chiaramente il grande passo avanti è stato innanzitutto dovuto anche alla professionalizzazione, quindi adesso abbiamo del personale che transita, passa da noi e rimane con noi per più tempo. Prima avevamo il soldato di leva, quindi le relazioni che si venivano a instaurare erano leggermente diverse e sicuramente più brevi. Questo non vuol dire che prima non ci fosse, anzi devo dire che il soldato di leva aveva anche un suo valore. Diciamo che però noi ci siamo evoluti come organizzazione e non abbiamo però perso di vista in questa evoluzione questa base valoriale, che è un punto di riferimento sia per la nostra organizzazione ma anche per i giovani che vogliono venire a lavorare. Quindi lei come viene, diciamo, giudicato? Un generale che severo, che non così. Ma io questo così, preferisco. O la porta è sempre aperta, il sorriso ce l'ha. Il sorriso ce l'ho, la porta, questo può essere confermata, è sempre aperta del mio ufficio, sono aperto sempre al dialogo. Venendo dalla gavetta, devo dire la verità, questo mi aiuta ad avere anche un rapporto molto diretto con i miei uomini, con le mie donne, a prescindere poi dal il grado e il ruolo sono importanti perché ci vuole ordine. Quindi un generale però, socratico, perché per Socrate la prima cosa era il dialogo. Il dialogo, quindi... sì, ecco. Bisogna essere, per essere convincenti, ecco, anche a volte è maieutico, ecco, nel cercare di tirar fuori dalla controparte la verità o quello che si vuole raggiungere. Ecco, non sono uno che impone le decisioni. Faccio lavorare molto il gruppo. Col sorriso le impone. Diciamo che quando c'è la necessità ascolto molto. Ecco, quello che voglio dire, se mi è permesso, della mia azione di comando, desidero ascoltare molto, perché per prendere delle decisioni bisogna comprendere. Certo. E se non si comprende bene qual è il problema o quali sono quali sono le cose che devono essere assolte, poi non si possono prendere le decisioni più corrette. E nell'ascolto, come dico spesso ai miei uomini, dato che non ci sono Einstein fra di noi, due o tre intelligenze sono sempre, se lavorano bene, sanno lavorare bene, a prescindere dal grado o dal ruolo, sono sempre in grado di, sono sempre meglio che una sola intelligenza. Certamente. E quindi nel dialogo pian piano poi emerge quello che deve essere la decisione da prendere. Finale. E poi chiaramente da comandante prendo la decisione perché poi ci deve essere qualcuno che si deve assumere la responsabilità di questa decisione. Questo da comandante della brigata, per le decisioni del comandante di brigata spettano al sottoscritto. Certamente. Ecco, e lo fa egregiamente. Di fatto un comandante, il comando è essenzialmente tre cose. Le prime due sono prendere delle decisioni lì dove è necessario e assumersi delle responsabilità. Il questo coraggio. È fondamentale. E ci vuole coraggio. E poi significa essenzialmente servire. Sono decisioni che servono l'istituzione, servono la bandiera, servono la nostra patria, ma servono soprattutto i nostri uomini. E certo. Di fatto perché i comandanti sono deputati a servire i propri uomini. È normale, è normale. Generale, a proposito di questo, il ministro della difesa è Lorenzo Guerini, giusto così. Qualche tempo fa era Roberta Pinotti, che prima di essere ministro della difesa, prima di affrontare la vita politica e tutto quanto, era un insegnante. È una professoressa. E tante volte è venuta a Caserta e si è trovata a parlare con dei giovani. E io ho assistito a un discorso che lei ha fatto tanti anni fa ai giovani, e, circa le scuole, nell'insegnamento, diceva, per quanto riguarda il credo religioso,
ognuno c'è il proprio credo, però il credo in quanto rispetto per la patria non ci si può esimere da questo. Per quanto riguarda il rispetto, la stessa cosa. Dice però si parla poco del soldato nelle scuole. Questo forse non lo so se sia vero. Io frequento diciamo, militari della polizia, diciamo, ormai la polizia è smilitarizzata, però insomma sia polizia, carabinieri, guardie di finanza, vanno nelle scuole ad insegnare a parlare del soldato. Cioè si parla nelle scuole oggi del soldato, della patria, dei valori del rispetto di cui abbiamo parlato? Assolutamente. Perché sì. Perché adesso si parla della legalità, sempre legalità, legalità. No, no, ma anche l'esercito sta facendo. Va nelle scuole. Assolutamente sì. Adesso nella fattispecie siamo bloccati da questa pandemia e ci stiamo muovendo da un certo punto di vista utilizzando gli strumenti informatici per fare delle videoconferenze che chiaramente però fanno venire meno poi quello che è importante, contatto. Il rapporto umano e il contatto, come dice lei. Però da parecchi anni siamo presenti nelle scuole con una serie di conferenze a favore soprattutto delle scuole superiori, ma anche scuole medie, dove non solo spieghiamo che cosa fa l'esercito, che cos'è l'esercito, cosa rappresenta l'esercito, ma indirettamente trasmettiamo anche quella base valoriale che della nostra organizzazione e che può essere chiaramente anche in un modo trasmessa ai giovani come punto di riferimento e come elemento a cui ispirarsi. Potete sostituire, insomma, in un certo modo, non dico la famiglia, perché la famiglia è la prima cellula importante. La famiglia rappresenta un elemento importante perché vive la quotidianità della persona. Però qualora fosse assente, anche l'esercito noi diciamo può fare dobbiamo molto. Diamo il nostro contributo certo. Ma la famiglia, me lo faccia dire, rappresenta un elemento fondamentale per far crescere bene determinati valori e determinati principi. Lei poi lo vive perché ha due figlioli, quindi. Io l'ho vissuto nella mia famiglia quando di origine. È chiaro che avendo iniziato la vita militare presto, perché avevo nemmeno 15 anni, è chiaro che per me ad esempio la Nonsetella è stata per me una seconda famiglia, anzi certo. Mi ha formato moltissimo, ma lì era una, perché la chiamo famiglia? Perché io vivevo la quotidianità, certo. H24 era all'interno di questa scuola e ero con i miei amici, con i miei professori. Quindi con i miei, viveva pure la socialità e vive, ed ecco, è questo sì, che manca adesso è quello, che manca adesso, mi posso rendere conto adesso frequentare, per me che ho frequentato una scuola particolare come quella della scuola militare Nunziatella, dove non vivevo soltanto le 5 ore di studio la mattina, ma vivevo tutta la giornata, anche diciamo dormivamo insieme, quindi ho passato 3 anni con i miei colleghi, sono diventati miei fratelli più che certo, altro. Ecco. Fratelli. Quindi, questa è un'esperienza che mi ha arricchito molto, mi ha arricchito molto e mi ha formato molto, mi ha dato delle solide basi. Certo, se no non avrebbero raggiunto questi livelli, diciamo, se non fosse un generale preparato. Allora, brevemente, perché purtroppo il tempo scappa, fugge, la leva non è più obbligatoria, giusto così. È stata sospesa. E dopo 143 anni di onorato servizio del soldato, il soldato non fa più la leva, non esiste più la naia. Io mi ricordo tanti anni fa, per un ragazzo che finiva le scuole superiori e andava all'università, era un'angoscia non fare gli esami ma superare 2 esami, altrimenti si partiva per la leva, per la naia. Dunque, allora è stato eliminato la leva il 29 luglio 2004, l'ultimo giorno di naia per la dolcezza dei ragazzi, e 30 giugno 2005 sì. È stato l'ultimo giorno di naia. Ecco, signor Generale, per lei è un bene o un male questo fatto che sia tolta questa leva? Io, ma, dico, guardi, io dico di no. Più che un bene o un male, io credo che sicuramente lo strumento per avere un'organizzazione preparata e in grado di affrontare le sfide moderne, dove serve grandissima anche specializzazione, noi abbiamo fatto una scelta nel 2005, nel 2004 poi, come ha detto, sì. L'ultimo giorno è stato nel 2005, che è quello di procedere alla totale professionalizzazione dello strumento militare. Chiaramente potremmo aver perso qualcosa, ma abbiamo guadagnato altre cose. E in questo momento ritengo che la scelta di passare ad un esercito fatto su professionisti è stata una scelta sicuramente importante e vincente, perché ci ha consentito di avere comunque uno strumento che è in grado di saper fare tante cose.
Non è più un mestiere, una professione. È diventata una professione, ma è anche una scelta. È e quindi questo, quindi abbiamo anche gente molto più motivata, perché chiaramente prima era imposto, perché era un obbligo. Ecco, però quel sentire, probabilmente quel sentire di dover servire la patria, che ogni cittadino doveva comunque servire per un anno la patria e dare un anno dove potevo, comunque venivano insegnate le cose, era sicuramente un aspetto positivo, certo, della leva, oltre, devo dirle, al fatto di potersi staccare dalle famiglie e vivere imparare in a fare il letto, imparare a fare il cubo, almeno, letto, invece, ma soprattutto 30, condividere delle fare. Esperienze con altre persone, altri amici, ecco, provenienti da diverse altre aree estrazioni della nostra società. Certo. Questo era è sicuramente un elemento che io la leva... Io l'avrei diminuito, invece di fare un anno avrei fatto 6 mesi, però ci voleva quella secondo me. Sono scelte politiche, la politica chiaramente decide sulla base, sono i nostri rappresentanti, quindi la collettività ha scelto di poter procedere in questo senso. Ritengo che al momento la Forza Armata ha intrapreso un percorso che ci ha portato ad avere un esercito professionale e quindi una forza armata capace. Certo. Questo provoca anche poi qualche problematica, ma noi la dobbiamo risolvere, tipo ad esempio l'invecchiamento della forza armata, che chiaramente avendo dei professionisti che hanno iniziato circa 20 anni fa con noi, adesso la Garibaldi ad esempio è stata una delle prime grandi unità, prime brigate ad essere professionalizzate. Adesso la gran parte dei miei graduati in servizio permanente hanno poco meno di 40 anni, circa 40 certo. anni, e questo significa avere un impatto anche perché chiaramente un quarantenne da un punto di vista fisico non ha le stesse prestazioni. È normale. Ecco, no. Ci sono delle problematiche che noi stiamo cercando di mitigare anche con delle soluzioni di reclutamento innovative, ci sono dei progetti di legge in fieri. Che sono state presentati in fieri proprio per anche modificare il reclutamento. È necessario probabilmente anche portare a una proroga della legge 244 che ci consentirà poi di avere dei sovrannumeri per poter ringiovanire la forza armata. Affrontiamo il problema, noi militari, devo dire la verità, la leva ha dato tanto alla nostra nazione, alla nostra Repubblica, però le devo dire che noi militari siamo abituati a guardare avanti, ad affrontare certo. quello che c'è davanti, a imparare da quello che abbiamo fatto, a affrontare quello che c'è davanti e a cercare di risolvere le problematiche normale, che ci sono. È normale. Però me lo faccia dire, un esercito di professionisti consente di avere delle capacità che, soprattutto con i tempi che corrono, difficilmente si possono ottenere con un esercito di leva, dove fondamentalmente normale, abbiamo soltanto questo è più preparato, è diciamo, più preparato, è più preparato. Persone più ma preparate. Io avrei fatto 6 mesi di naia, sei mesi così, ci sono per anche imparare delle... il rispetto, e poi dopo, vabbè. Signor generale, lei è generale di brigata, dei bersaglieri Garibaldi, io siamo in chiusura ma non posso fare a meno di parlare della marcia dei bersaglieri, che è una marcia che dà gioiosità e siamo infine l'inno dei bersaglieri, che dire, è una cosa che dà proprio da gioia, gioia, emozione. Io lo ricordo da piccolo quando attraversavano Corso Trieste i bersaglieri in alcuni raduni. Ma danno, anche a Roma anche la parata Roma, militare, eccetera. Carabinieri, guardie di finanza, tutti, però quando passano i bersaglieri le lacrime scendono automatiche. Proprio, è un altro motivo di orgoglio per Caserta avere il comando Brigata Bersaglieri Garibaldi. Bravo. Ecco, mi lasci finire dicendo questo. La città di Caserta, che è una città importante della Campania, deve avere e ritrovare l'orgoglio di avere un'unità come quella della Brigata Garibaldi, che ha sede a Caserta, perché la Garibaldi è una realtà importante dell'esercito italiano e della nostra nazione. E ha vocazione militare. Ed è fatta soprattutto, è un'unità prestante, in grado di fare tanto, ma è fatta soprattutto da tantissimi campani, da tantissimi casertani. Quindi bisogna essere orgogliosi di questa unità. Me lo faccio certamente. Dire, con l'orgoglio di comandante. È normale. Allora, auguri a lei. Grazie. In bocca al lupo per la sua permanenza e ritorno qui a casa. Speriamo che si possa fare questa flick flock, che se... Assolutamente. Speriamo, e lei è la prima che fa, che la pandemia...
pandemia ce lo permetta. Con questo augurio io la saluto, grazie per avermi concesso l'intervista e grazie dell'onore. Grazie a lei, grazie a tutti i telespettatori. Grazie. Arrivederci anche a voi. Thank you.